lo sport come scuola di vita, raccontando un mito nella sua essenza personale. È quello che Montegranaro ha voluto fare con Paolo Rossi, il calciatore campione del mondo nel 1982 con gli azzurri di Bearzot, a cui ha intitolato un campetto nel quartiere Santa Maria. Uno spazio per i giovanissimi e per la città dedicato a Paolo Rossi. Com'è nata quest'idea? Ma nasce dal fatto che noi dobbiamo valorizzare questi personaggi, questi esempi positivi. Paolo Rossi è stato un mito negli anni Ottanta e proprio la volontà dell'amministrazione comunale, come quando abbiamo organizzato l'incontro con Franco Baresi per la presentazione del libro, dare questi esempi positivi. In un momento dove si va alla ricerca di falsi miti, questa era un'area abbandonata, un'area dove praticamente venivano portati i cani e c'erano anche molte lamentele. Abbiamo pensato, avendo vicino un'area con i giochi attrezzata, stando vicino alla parrocchia Santa Maria, se facciamo che sistemiamo questo campo, lo intitoliamo a un esempio bello nel mondo dello sport e anche che ha fatto sognare noi italiani. Io sono convinto che la famiglia è alla base di tutto e questo esempio di Paolo Rossi, che ha voluto fortemente, incontrando Federica, che poi ascolteremo per la presentazione del libro, lei è una giovane giornalista, un uomo affermato come Paolo Rossi non aveva necessità di magari di fare altri figli, invece Paolo Rossi ha scelto questa sua compagna della vita, poi sposa, moglie e madre soprattutto, di fare altri due figli, e quindi un esempio anche per quanto riguarda il discorso della famiglia, quindi persone affermate che però hanno piacere di mantenere dei giovani, di farli crescere e di educarli. A raccontare il suo Paolo, il campione di loro amore, è stata Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, che prima ha scoperto la targa realizzata dall'artista Paola Iannucci. Poi, in teatro, ha presentato il suo libro, Per sempre noi due. Paolo Rossi, un campione in campo e nella vita, che rappresenta tanti valori positivi. Sì, Paolo sicuramente è stato questo, ha rappresentato tanto dal punto di vista sportivo, ma anche tanto come persona. E devo dire che in questi due anni e mezzo di tour che sto facendo per l'Italia, in Italia, insomma in giro per l'Italia, anche all'estero, sto raccogliendo questo, tanto amore, tanta stima per una persona che veramente, pur avendo toccato, diciamo, l'apice, no? Pur essendo arrivata a livelli molto alti, è rimasto sempre molto umile. Questo forse è il messaggio più bello che ha lasciato Paolo, ecco, di semplicità, semplicità nonostante tutto, e anche il valore che ha trasmesso alle nostre figlie. Tanta gente ha partecipato a questo momento inaugurale nel quartiere più popoloso di Montegranaro, dove si è restituito ai giovani uno spazio di aggregazione in cui giocare e praticare sport, tra un'area giochi attrezzata e la parrocchia di Santa Maria. Sì, per noi oggi è veramente un giorno di grande festa, la festa dello sport, ma soprattutto, vedete, noi cerchiamo di fare un'operazione un po' particolare, che è un messaggio che vogliamo dare non solo alla città ma a tutti i giovani. Lo sport è anche formazione mentale e anche fisica, ma soprattutto mentale, perché prepara l'uomo alla vita. Ecco, per noi Paolo Rossi è proprio questo, è una persona che ha saputo incarnare i sentimenti importanti che lega lo sport, che non è legato solo allo sport, ma legato soprattutto al senso grande che la vita ha. Al Teatro La Perla, in una lunga intervista con Marisa Colibazzi, giornalista dell'Arresto del Carlino, inframmezzata dalla proiezione di alcune parti salienti del docufilm che Walter Vettroni, autore anche della prefazione del libro della Cappelletti, ha realizzato su Paolo Rossi, la moglie ha raccontato episodi ed aneddoti di una vita e di un amore. In realtà, ecco, stare con lui significava davvero stare con le persone, nel senso, perché era impossibile davvero ritagliarsi anche un momento di intimità, a meno che, ecco, non scappassimo non so dove. Mi ricordo ancora un anno, eravamo, io ero incinta della prima bambina, eravamo andati, ecco, in un'isola, insomma, in Croazia, proprio perché io non potevo viaggiare, perché ero incinta, e veramente nel posto più sperduto ci arrivarono un'infinità di fan che, ricordo, io non riuscivo nemmeno a cenare, no? E lui, infatti, a un certo punto mi disse: senti, ritiriamoci dentro la stanza, perché è veramente impossibile. E ovunque, un'altra volta eravamo alle Maldive, lui si era fatto male al ginocchio, io mi ricordo questi maldiviani facevano la fila a portare il ghiaccio, stare lì. Lui, si era tutte cose che a me stupivano, perché dico, ma pensa veramente
no? Intanto quello che significa questa persona nell'immaginario collettivo, no? Ero a San Paolo, il tassista mi ha riconosciuto dallo specchietto, mi ha detto: Paolo Rossi, scendi dal mio taxi. È stato un rapporto bello anche con, anche perché Paolo ha sempre avuto un rapporto, devo dire, bello anche con tutti e con gli altri, sia Maradona, ma anche Pelé, anche tutti, con Zico, sì, con Zico siamo andati in Brasile, siamo andati a casa sua. E ecco, anche in Brasile devo dire che Paolo è stato molto, molto odiato all'inizio, ma poi anche molto amato. E Falcao, quando è morto Paolo, nel corto disse: noi brasiliani ci hai fatto piangere due volte, quando ci hai battuto e quando sei morto. Il libro, una sorta di dialogo senza tempo tra Federica e Paolo, in cui si alternano i racconti di lei e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni, si ritrova tutta la grandezza di un uomo che ha sempre saputo gestire la propria notorietà e metterla al servizio del prossimo, mantenendo intatti i suoi principi e custodendo il proprio privato. Questi incontri, il suo libro, quanto la aiutano nella sua perdita e nel suo dolore? Sicuramente tanto, infatti ecco da subito io mi sono messa, mossa alla ricerca insomma anche di tutto quello che era Paolo, no? dei pezzettini di Paolo, quindi anche l'amore che viene tributato a lui, il riconoscimento dei suoi valori, per me sono stati importanti proprio per superare un dolore enorme che ovviamente rimarrà sempre del mio cuore, ovviamente, però sicuramente mi aiutano a stare meglio. Sono ricaduto di nuovo. Grosso di Gentile. Marchiamo tutti a Paolo Rossi. Marchiamo a Paolo Rossi. Gol di Paolo Rossi. Una delle persone più belle che io abbia mai visto e incontrato. Ecco. Ti vogliamo tanto bene. Just for one.